Grazie Signore, grazie perché come abbiamo cantato la tua parola per noi è preziosa, è davvero il tesoro, l'unico tesoro più bello, più importante che abbiamo nella nostra vita, che vogliamo noi avere nella nostra vita. Non ci interessano ricchezze materiali, ma ci interessa la tua parola, il tuo spirito che dimora in noi, Signore, e che la tua parola possa portare quel cambiamento necessario nella nostra vita per poterti piacere e che tu, Signore, ci possa insegnare, ci possa cambiare, trasformare, anche costringerci, Signore, a fare la tua volontà laddove non riusciamo a farla, non vogliamo magari anche farla, Signore. Dissetaci, Padre, davvero, quanto è bella quella parola, dissetaci di te, Signore, perché abbiamo voglia di te, Signore. Grazie Padre per quanto ci dirai e per quello Signore che farà nelle nostre vite, nei nostri cuori questa mattina, insieme a te Signore, con tutta la Chiesa unita. Grazie Padre. Amen. Amen. Buongiorno a tutti. Siete connessi con me? Voglio veramente ufficialmente ringraziare il Signore perché ha fatto sì che anche i canti che abbiamo potuto cantare insieme fossero una preparazione per noi questa mattina, anche all'ascolto della parola del Signore. Non so quanti di voi avete visto Il Signore degli Anelli. Avete visto? Sì. Io amo vedere Il Signore degli Anelli. Quasi una volta all'anno vedo quasi tutti e tre i film che sono stati fatti. L'autore era un certo Tolkien, lui ha scritto questa storia straordinaria che poi è stata anche realizzata a mo' di film. E ovviamente stiamo parlando di questa storia, Il Signore degli Anelli. Frodo, che è diciamo, l'attore principale, parte in questo film da Rivendell per andare a distruggere quello che era l'anello di Sauron. È una storia particolare, ma mentre andavano per distruggere questo anello che aveva un potere enorme, la provvidenza li costrinse a passare attraverso le miniere di Moria. E così poi su questo ponte. È un ponte particolare, Gandalf affrontò Balrog, quindi stiamo ripassando un po' qualcosa su questa storia molto interessante. E in quella circostanza Gandalf ha dato la sua vita per la compagnia, per la fratellanza, affinché la compagnia dell'anello potesse sopravvivere. E tutti i membri della compagnia, mentre Gandalf lottò su questo ponte, poi cadde giù. Apparentemente pensavano che fosse morto, no? Ma invece è stato rimandato, possiamo dire noi, risuscitato con maggiore potenza. Infatti, da Gandalf il Grigio viene poi, da quel momento in poi, chiamato Gandalf il Bianco. E una volta risuscitato, una volta ritornato, di nuovo poteva essere di aiuto per la compagnia dell'Anello. La storia di Tolkien e ha evidenti paralleli con la vera storia del mondo, perché questo autore era un credente, un cristiano, quindi ha costruito questa storia su quello che è la storia del mondo, ma anche la storia di Cristo. E infatti in Gesù ha dato la sua vita per salvare l'umanità. Poi è salito dai morti, risuscitando. In Atti 1:3 viene detto di Gesù che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. In Giovanni 14 è scritto che Gesù ha promesso di ritornare per compiere la sua liberazione finale. Poi, quando ascese al cielo, gli angeli dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera come l'avete visto andare in cielo. Il Signore Gesù ha compiuto la salvezza attraverso la sua morte e anche attraverso la sua resurrezione. Ora la resurrezione garantisce il suo ritorno. Sottolineate questo aspetto. La resurrezione garantisce il suo ritorno
su questa terra. Gesù ovviamente è più grande di Gandalf il grigio, ed egli sconfiggerà l'avversario del mondo definitivamente, ed egli ritornerà per completare il suo piano eterno e di salvezza e anche di giudizio. Siamo arrivati quasi alla fine di questo libro meraviglioso che è l'Apocalisse. Vi ricordate, abbiamo studiato al capitolo 1, il Signore risorto appare a Giovanni per rivelargli tutti i suoi piani nel capitolo 1. Al capitolo 2 e capitolo 3 chiama le chiese alla fedeltà. State ricordando un po' le lettere alle sette chiese, quindi chiama le chiese alla fedeltà promettendo loro anche delle ricompense che abbiamo visto fra l'altro nei capitoli 20 a 22. Nel capitolo 4 e capitolo 5, nel capitolo 4 Giovanni fu chiamato nella sala del trono celeste dove vide Dio adorato. E ha avuto questa bella visione di entrare nel cielo e vedere Dio adorato. Nel capitolo 5 l'agnello che era stato ucciso era visto come se era appena stato immolato, ma è anche risuscitato dai morti. Prende il libro e compie e rompe i sigilli che nessuno era in grado di rompere. Nel capitolo 6 al capitolo 16 poi abbiamo visto questa escalation di giudizi, cioè stiamo parlando durante la tribolazione, l'apertura dei sette sigilli, quanto ci abbiamo dedicato su questo, il suono delle sette trombe, il terzo guaio, le sette coppe, e poi nei capitoli 17 a 22 Giovanni vide la prostituta, la grande Babilonia, vide il re, vide la sposa. E nei capitoli 17 e 18 sappiamo che Babilonia fu distrutta. Nei capitoli 19 e 20 abbiamo visto che il re restituì e istituì il suo regno millenniale. Nei capitoli 21 e 22 il Signore Gesù e la sua sposa entrano nel nuovo cielo e nella nuova terra. Siamo arrivati, fratelli, alla fine di questo meraviglioso libro. Ho iniziato a predicare su Apocalisse il 22 gennaio del 2012. Sono passati quasi 5 anni interi. Questo è il 76esimo sermone sull'Apocalisse. Ed è stato, personalmente posso dire, un vero onore studiare questo meraviglioso gioiello della parola di Dio. E posso dire di non essermi tirato indietro dall'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. Molti predicatori non predicano per tutta la loro vita mai sull'Apocalisse, e questi versetti che studieremo fra non molto sono le ultime parole di tutta la Bibbia, sono le ultime solenni parole di Dio al suo popolo e al mondo intero. Perciò è importante prestare attenzione. Sono le ultime parole. Dopo queste non ci sono altre rivelazioni, anche se gli uomini vogliono metterne altre in mezzo. Queste sono le ultime solenni parole di Dio. E la conclusione è una specie di post-scriptum. Giovanni scrive l'Apocalisse, ha avuto questa rivelazione. Vi ricordate, la conclusione è molto simile come è stato anche l'inizio del libro, il capitolo 1. Perché è molto simile? Perché nei primi versetti dell'Apocalisse dicono per 3 volte, questi versetti da 1 a 8, il tempo è vicino. Il versetto 7 dice esplicitamente, ecco, egli viene con le nuvole. E il versetto 8 aggiunge, io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Quindi alla conclusione sta riprendendo anche quello che era l'inizio dell'Apocalisse. Il prologo parla del secondo glorioso ritorno di Cristo. La stessa cosa viene ribadita alla conclusione di questi versetti che fra poco leggeremo del libro. Infatti in questo testo per 3 volte, ancora una volta, versetto 7 dice con me, guardate insieme a me, versetto 7 del capitolo 22, per poco lo leggiamo tutto, ma adesso un'introduzione. Ecco, io vengo presto.
E poi si rivela la stessa cosa nel versetto 12, guardate più giù, che dice: ecco, io vengo presto e con me avrò la mia ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. E infine al versetto 20 dice: colui che attesta queste cose dice: sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signor Gesù. Questo è quello che sta dicendo alla fine dell'Apocalisse. Il vero tema di tutta l'Apocalisse, sapete qual è? Il vero tema è la seconda venuta di Cristo Gesù. L'Apocalisse annuncia la seconda venuta di Cristo Gesù. Gesù sta arrivando. Gesù sta arrivando. La parola chiave di questi versi è: egli viene presto. Questa è la parola chiave. E la parola greca è taku. Da questa parola, da questo termine, si ricava una parola che noi spesso diciamo è uno strumento di misurazione della velocità. Tachimetro. Taku. Cioè, questo vuol dire che Cristo sta arrivando di fretta. Tachimetro, veloce, sta arrivando, io vengo a breve, sta dicendo questo testo, io vengo presto. Taku. Sapete, 6 volte questa parola greca è ripetuta, cioè taku, in tutto il libro dell'Apocalisse, 6 volte. 4 volte è una promessa di benedizione, 2 volte è un avvertimento di giudizio. Taku, veloce. Vi vengo a benedire velocemente, ma vi vengo anche a giudicare velocemente, presto. Qualcuno potrà dire: scusa Giovanni Greco, ma stai ripetutamente dicendo che Cristo verrà presto, arriverà presto, arriverà all'improvviso ed è necessario essere pronti. È vero, sto dicendo questo, hai ragione, è vero. Ora, ancora dirà questo qualcuno: ma Giovanni, scusa, ma se l'Apocalisse è stata scritta nel 96 d.C., sono ormai passati più di 2000 anni, o comunque quasi 2000 anni, o no? Sì. Come mai ancora non è venuto, visto che l'Apocalisse dice: io verrò presto, di fretta? Che ne dite? È una giusta domanda. Buona, non lo so, ma è una giusta domanda. Io rispondo subito dicendo: hai ragione, è vero, dal punto di vista umano è così, ancora non è venuto, e lo sappiamo tutti. Però noi dobbiamo guardare le cose dal punto di vista di Dio. E bisogna ricordare a noi stessi che per il Signore un giorno è come? Mille anni. E 1000 anni sono come? Ok, allora, dal punto di vista di Dio sono passati quanti? 2 giorni. 2 giorni. Allora ci sono gli scettici, quelli che vogliono screditare la parola del Signore o le profezie bibliche, dicendo: ormai non verrà più. Ma non è vero. Il Signore è paziente in modo tale che le persone, i peccatori, si possano ravvedere, e agli occhi di Dio, dal punto di vista di Dio, sono passati 2 giorni. Ci pensate? Ci pensate? Alla luce dell'eternità, 2000 anni sono molto, ma molto brevi. Capite? E però i credenti di ogni età credevano. E crediamo che Gesù può tornare in qualsiasi momento, è vero? È così. È un momento breve. Ancora tarda a venire. Per noi sono 2000 anni, per lui sono 2 giorni. E la speranza di tutti i credenti è sempre stata la stessa: il ritorno glorioso di Cristo. Vieni, Signor Gesù. Quando siamo in difficoltà, Signore, speriamo che torni presto. È la speranza dei credenti, quasi per risolvere tutte le nostre problematiche di vita. E sapete, Paolo, scrivendo ai Corinzi, era una chiesa greca, al capitolo 16 della sua epistola,
versetto 22 li saluta, saluta questa chiesa di Corinto, che era una chiesa, insomma, non una chiesa da seguire come modello, assolutamente. Però nel salutare questa chiesa usa una parola aramaica, strano, scrive in greco e a un certo punto scrive una parola aramaica, Maranatha. Ma Paolo, scusami, a proposito, avete mai sentito questa parola? Mi dispiace per te, eh? Maranatha, ditela con me, Maranatha, anche tu che hai detto no, Maranatha, Maranatha. Ma perché Paolo, pur scrivendo ad una chiesa greca, non traduce questa parola aramaica Maranatha? Perché? Sapete perché? Molto semplice, perché questa parola Maranatha era una parola d'ordine. E lo capivano solo coloro che erano i discepoli di Gesù. E quando si incontravano e si salutavano? Maranatha, Cristo ritorna. Noi ci stiamo dimenticando di questo aspetto. E viviamo come se fosse solo questa vita. E così siamo proprio angosciati di tutte le cose che viviamo. E dimentichiamo di finire la giornata e dire, oh, Maranatha. Ce lo dimentichiamo. E questa è la tristezza della cristianità moderna. Tutti i credenti sanno che in questa parola Maranatha è racchiusa quella speranza vitale dei credenti, perché quando tu chiudi la giornata o inizi la giornata con Maranatha, tutto cambia, la prospettiva è diversa, tanto il Signore sta per tornare. È racchiusa tutta la speranza vitale, cioè che Gesù può ritornare in qualsiasi momento. Non dimentichiamolo, fratelli e amici, queste sono le ultime parole solenni di Dio e vuole che vengano impresse nel nostro cuore. E questo vuol dire anche che i veri credenti vivono costantemente alla luce del ritorno di Cristo Gesù. Questa è la nostra speranza. Maranatha. Quasi quasi potrei finire per questa mattina, perché Gesù verrà. Ma vogliamo leggere il testo in questione? E vi invito ad alzarvi in piedi leggendo Apocalisse 22. Leggiamo tutti gli ultimi versetti, ma poi ci soffermeremo soltanto sui due versetti 6 e 7. Ricordatevi, abbiate in mente, queste sono le ultime parole solenni di Dio. Poi mi disse: queste parole sono fedeli e veritiere. E il Signore, il Dio degli spiriti, dei profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi ciò che deve accadere tra poco. Ecco, io vengo presto. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. Io, Giovanni, sono quello che ha udito e visto queste cose. E dopo averle viste e udite, mi prostrai ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate per adorarlo. Ma egli mi disse: guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli, i profeti, e come quelli che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. Poi mi disse: non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia. Chi è impuro continui a essere impuro. E chi è giusto continui a praticare la giustizia. E chi è santo si santifichi ancora. Ecco, io vengo presto. E con me avrò la mia ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e sono l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte
della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Lo spirito e la sposa dicono: vieni. E chi ode dica: vieni. Chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro: se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro. Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro. Colui che attesta queste cose dice: sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signor Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti voi. Accomodatevi. Le ultime solenne parole del nostro Signore. E come abbiamo visto, alla luce di questo imminente e improvviso ritorno di Gesù, che può essere da un momento all'altro, qui troviamo in questi versetti due ultime solenni raccomandazioni di Dio. Due. La prima raccomandazione solenne di Dio, prima di concludere la rivelazione, riguarda tutti i veri credenti. Ha un pensiero prima per i suoi figli. Versetti 6 a 12, versetti 20 e 21 parla della Chiesa, dei credenti. La seconda raccomandazione solenne di Dio riguarda i non credenti. E poi vedremo cosa dirà ai non credenti. Però questa mattina vedremo nella prima raccomandazione solenne di Dio verso Dio dai veri credenti richiede quattro risposte immediate. Dedicheremo questo tempo, però vedremo oggi solo la prima risposta del credente. Quindi in questa prima raccomandazione solenne Dio richiede dai veri credenti quattro risposte immediate. È finita la parola del Signore, è l'ultima cosa che Dio vuole dare, vuole dirci, e Lui richiede da noi credenti quattro risposte immediate. La prima risposta immediata riguarda la nostra obbedienza. Quanto siamo obbedienti. Esaminiamoci. Queste sono le ultime solenni parole del Signore. E Lui vuole che noi siamo tutti, non un poco, non il 50, il 60% obbediente, ma vuole che siamo, secondo le nostre possibilità, il 100% obbediente. A chi? Alle sue parole, ai suoi comandamenti. Ma bisogna obbedire. Fratelli, bisogna obbedire immediatamente, perché tutte le informazioni che stiamo studiando e abbiamo studiato in questi 5 anni provengono unicamente da Dio. Non è un qualcosa che è stato scritto da qualche conclave o da qualche organizzazione umana. Queste informazioni sono completamente da Dio. Infatti le parole dice che sono qui parole fedeli e veritiere. Sono parole vere, veritiere. Versetto 6. E in altre parole, l'angelo sta affermando la validità di tutto ciò che Giovanni ha visto e udito. Giovanni, sono parole vere, fedeli. Non è una rivelazione stravagante, di fantasia, ma è una rivelazione fedele, vera. E Dio ha usato il suo angelo per rivelare tutto ciò. Ha usato il suo angelo, ma la fonte di queste rivelazioni è Dio stesso. E dice il versetto 6, il Dio degli spiriti dei profeti. Dei profeti. È lo stesso Dio che ha parlato ai profeti dell'Antico Testamento. E qui, fratelli, ci sarebbe da fare una lista lunga
di tutti i profeti. È lo stesso Dio che ha parlato attraverso la sua parola nel Nuovo Testamento, non solo nell'Antico ma anche nel Nuovo Testamento, e in altre parole anche queste parole sono ispirate da Dio. Quello che stiamo leggendo, studiando in questi tempi, sono parole fedeli, veritiere, e lo dimostrano le profezie dell'Antico Testamento, perché lui rievoca il passato. Versetto 6 dice proprio questo: lo spirito dei profeti. L'Antico Testamento è pieno di profezie letteralmente adempiute, ed è la stessa cosa. Per esempio, gli studiosi dicono che ci sono almeno più di 330 profezie specifiche su Gesù Cristo, e tutte puntualmente si sono adempiute. È lo stesso spirito che ha, diciamo, ispirato i profeti a profetizzare. Quindi l'esattezza, la precisione con cui i profeti dell'Antico Testamento predissero la prima venuta, la precisione, i dettagli, l'esattezza, rimane questa stessa precisione, esattezza, rimane lo stesso standard di Dio per rivelare la sua verità della seconda venuta, scritta in modo particolare qui nell'Apocalisse. Ora, Dio non ci ha dato l'orario esatto, e ahimè nemmeno l'anno e nemmeno il mese, però ci sono stati alcuni presuntuosi che hanno fatto delle date, ovviamente sbagliando. Quindi Dio non ci ha dato un orario esatto, ma ci ha fatto capire espressamente che dobbiamo essere e siamo chiamati a vivere nella costante attesa. Questo è il senso del cristianesimo. Cristo ritorna, non sappiamo quando, ma io devo essere pronto e devo essere in attesa. Perché le cose dette qui, nell'Apocalisse, che abbiamo studiato e stiamo continuando a studiare finché non finiranno tutte le parole, no? L'ultima frase, la grazia sia con tutti voi. Perché queste cose dette qui sono reali. Tutte le visioni descritte da Giovanni sono reali. Ogni cosa avrà il suo adempimento, perché è lo stesso spirito dei profeti, è uguale. È l'Iddio che ha ispirato i profeti a profetizzare, è lo stesso Dio che sta rivelando a Giovanni quello che accadrà fra non molto. È la stessa rivelazione che dice questo. Non abbiamo a che fare con qualcosa di falso, non è una questione di fantasia, e nemmeno abbiamo a che fare con le favole inventate dagli uomini. Non sono nemmeno sogni che necessitano di interpretazioni. Colui che è fedele e verace ha parlato veramente. Questo vuol dire chiaramente che la fonte finale del messaggio è Dio stesso. Queste parole sono fedeli e veritiere. È Dio stesso che ha ispirato queste parole. Quindi possiamo parlare realmente di una ispirazione verbale. Tutto quello che Giovanni ha ricevuto è un'ispirazione verbale che poi è stata scritta, e ce l'abbiamo nell'Apocalisse. E quindi allora, fratelli e amici, alla luce della realtà di questo versetto 6, che la sua parola è fedele, che la sua parola è vera, verace, e che fra poco Cristo verrà, egli sta arrivando, dice l'Apocalisse, a breve, e verrà all'improvviso. Alla luce di tutto questo, quale deve essere la mia risposta come credente? Quale deve essere la risposta del vero credente? La prima risposta che un credente può dare al nostro Signore Gesù è un'ubbidienza immediata. Non dire quando vado in pensione: Signore, io ti servirò. Non è contemplata nella Bibbia un'ubbidienza tardiva, rimandata, ma nella Bibbia è contemplata l'ubbidienza ora, oggi per la salvezza, oggi per il servizio, oggi per la santificazione. Il versetto 7 ci dice il motivo per cui bisogna obbedire immediatamente. Nel versetto 6 a parlare era chi? Era un angelo. Nel versetto 7 a parlare non è un angelo, chi è? È Cristo. Ecco il motivo. Lui ci sta dicendo di ubbidire immediatamente. E lui prende la parola e ci dice che dobbiamo ubbidire
E Gesù ci dice: ecco, sto arrivando, fatti trovare pronto, fatti trovare occupato, sto arrivando. Talmente è importante, è urgente questo argomento per il Signore, che il Signore dà un incentivo, offre la sesta delle sette beatitudini descritte nell'Apocalisse. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. Cioè, talmente è importante per il Signore che è un po' come quando noi genitori vogliamo incoraggiare i nostri figli ad essere obbedienti, dice: guarda, se finisci questo, ti compro questo. E vero papà, vero. E la promessa per me è un debito. E quindi loro che fanno? Ubbidiscono, fanno, mettono a posto e poi vengono. Allora, la ricompensa. E qui sta facendo il Signore con noi. È talmente importante, dice: io sto arrivando, è così importante, così urgente questo argomento, che lui offre una beatitudine. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro, versetto 7. Si sta parlando dell'ubbidienza immediata. Beato chi custodisce. Il Signore è alle porte, fratelli. Il giudice sta arrivando. Può venire in qualsiasi momento. Non lo sappiamo. Può darsi pure che non si potrà fare il funerale, un matrimonio. E no, perché i funerali, ultimamente di funerali non ne parliamo. Il Signore può venire in qualsiasi momento. Certo, dovranno prima avvenire diverse cose, no? Una serie di eventi descritti in tutto il libro dell'Apocalisse che abbiamo visto, però il Signore è più vicino che mai. E sapete, l'Apostolo Paolo, mi piace questa espressione, perché lui, Paolo, amava non una donna, perché a quanto pare forse Paolo era anche celibe, no? Ma lui amava la sua apparizione. Paolo desidera Maranatà, l'ha scritto lui, e in altri posti dice che lui desiderava, amava, aspettava la sua apparizione, amava. I credenti, per rispondere immediatamente, innanzitutto dovranno ascoltare le parole della profezia di questo libro. L'Apocalisse è un libro di profezie. Guardate il versetto 18, per esempio, no? Che dice: io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Versetto 20 dice, versetto 19: se qualcuno toglie qualcosa alle parole del libro di questa profezia. Qua stiamo parlando di profezia, quindi questo è un libro di previsioni, questo è un libro di promesse future, pieno di promesse future. Ecco l'importanza di ascoltare, ecco perché abbiamo dedicato 5 anni per imparare, per studiare questo libro di previsioni, di promesse future. Questa Chiesa non è all'oscuro di quelle che sono le promesse future. E inoltre la Bibbia non è solo un libro di pietà, magari con scopi nobili, con scopi morali o edificanti. Non è solo questo la Bibbia, ma l'autore, ma qui la parola è una parola autorevole, è la parola di Dio. Per questo motivo il suo messaggio è vincolante, capite? Come seconda cosa, il credente non solo dovrà ubbidire, cioè sottomettersi alla parola di Dio, a ciò che il libro dice, ma deve anche proteggerlo. Proteggerlo dal nemico. Vi ricordate quando il Signore racconta la parabola del seminatore? Questo seme prezioso, la parola del Signore viene seminata e alcuni semi cadono sulla strada, dove gli uccelli vanno e la rubano e non porterà frutto. E così quando le chiese sono moribonde, in uno stato comatoso, vedo proprio questa realizzazione negativa della parabola: il seme è stato seminato e i credenti non proteggono il seme per fargli portare
il frutto. E quindi non è soltanto una questione di ubbidienza, ma qui ci vuole qualcosa di più. Bisogna proteggere, custodire la parola del Signore, così come è protetto colui che sta nel bagno. Ecco, custodiamolo. Chi ci è andato? Un bimbo? Ah, vabbè, una bimba, allora va bene. Va bene, bene. Ah, Jessica, era una bimba piccola, pensavo Jessica era grande. Non vi chiudete voi bimbi, non vi dovete custodire nel bagno, per favore. A parte la piccola pausa dove si possono fare tante applicazioni, però è ovvio che stiamo parlando di qualcosa di straordinario, che non è questione soltanto di ubbidienza. Sì, l'ubbidienza deve essere un'ubbidienza immediata, ma qui il testo ci parla anche di custodire, quindi di proteggere questa parola dalle persone o dal nemico che cerca di togliercelo, cerca di distruggere questa parola. E qui dice il versetto: beato chi custodisce le parole delle profezie di questo libro. Il salmista a un certo punto della sua vita comprende bene che non è soltanto questione di lettura, non è soltanto questione di studio della parola di Dio, ma a un certo punto capisce che questa parola va custodita dove? Per non peccare più contro l'Eterno. E qui abbiamo le ultime parole, quasi per rievocare quello che il salmista sta dicendo nella parola. Custodite questa parola, non ve ne dimenticate, perché una volta dimenticata, il peccato entra nella vita del credente, entra nella Chiesa, e la Chiesa non può essere più chiamata Chiesa. Il Signore sta chiedendo le ultime parole solenne di Dio, sta chiedendo di custodire questa parola. Sta chiedendo di fare buona guardia a questo libro, buona guardia dai critici. Quanti critici ci sono nel mondo per demolire la parola di Dio e in particolare l'Apocalisse, che vogliono ignorare questa parola del Signore. Custodirlo e fare buona guardia anche da quelle che sono le false interpretazioni che vogliono oscurare l'insegnamento di questo libro. E l'unico modo per custodirlo, sapete qual è? Ubbidirgli immediatamente, praticarlo nella nostra vita, perché dai frutti le persone vedranno che siamo suoi discepoli, non dal fatto che ne parliamo. Custodiamolo, fratelli, nel nostro cuore questo libro, questa parola. E il Signore Gesù disse a un certo punto: se voi mi amate, leggerete la mia Bibbia tutti i giorni. Lo stiamo facendo, sono anni che leggiamo la Bibbia tutti i giorni per completarla tutta. Sì, Signore, no, il Signore non ha detto questo. Ha detto: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Sempre Giovanni, nel capitolo 14, versetto 21, ancora aggiunge e dice le parole di Gesù: chi ha i miei comandamenti e li mette affissi sul muro è un vero cristiano. No, non è così. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, e pratica, quello mi ama. L'amore non a parole, dirà poi, ma a fatti. Un po' più avanti, nel versetto 23 del capitolo 14, dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola. E la stessa cosa viene ribadita nel capitolo 15, versetto 10, la stessa cosa Giovanni, l'Apostolo, ribadisce nella sua prima epistola: se si ama il Signore, si osserveranno i suoi comandamenti, è vero? E la stessa cosa è per chi ama la sua apparizione, si osserverà la sua parola. È la stessissima cosa. Amare, mentre era Gesù in terra, desiderava di essere, che la sua parola fosse praticata per dimostrare l'amore, ed è la stessa cosa oggi. Ma anche l'apparizione, amare l'apparizione, richiede la stessissima cosa: ubbidienza, osservanza, pratica. Qualcuno potrebbe chiedere: Giovanni Greco, no Giovanni l'Apostolo, perché, però Giovanni Greco, quali sono le cose a cui dobbiamo ubbidire? Penso che sia giusto, eh? E il punto è proprio questo: se crediamo che Gesù può venire da un momento all'altro, dobbiamo preoccuparci di ubbidire. Stiamo dicendo che la Chiesa, quando parliamo che Gesù sta
arrivando da un momento all'altro, stiamo dicendo che la Chiesa può essere rapita da un momento all'altro, va bene? A parer mio, a questo riguardo, non ci sono altri eventi che precedono il rapimento della Chiesa. Il rapimento della Chiesa dà inizio a tutti gli eventi escatologici, subito dopo quello che poi viene, si avrà la tribolazione e tutto quello che ne consegue durante il periodo della tribolazione, cose che abbiamo studiato. Sì, però la domanda era un'altra, Giovanni. Ma quali sono i comandamenti a cui dobbiamo obbedire? Di nuovo me lo chiedi, quindi vuol dire che sei interessato. Va bene, io vi darò una risposta. Per esempio, nei capitoli 2 e 3 troviamo alcuni comandamenti e avvertimenti date alle chiese. Prendete queste 7 lettere, le leggete, tutto ciò si applica a noi. Inoltre, qualcos'altro a cui possiamo ubbidire, vista l'urgenza dell'imminente venuta di Cristo, l'Apocalisse ci esorta, ed è questo lo spirito di questo libro, l'esortazione ci esorta a desiderare il cielo. È un altro comandamento, desidera il cielo. Ci esorta a desiderare la santificazione personale. Ci esorta a desiderare Cristo glorificato, di desiderare la fine della malvagità. Ci esorta a desiderare di vedere un nuovo cielo e una nuova terra. Sono tutti i comandamenti a cui noi dobbiamo ubbidire. Ci dice di desiderare di vedere, di vivere nello stato eterno di Dio e non aver paura della morte. Ci dice, ci esorta di desiderare di amare l'apparizione del Signore Gesù prima della sua venuta, desiderare di vivere alla luce del suo ritorno, alla luce del suo ritorno. Ci dice di desiderare di scollegarsi dal mondo di tenebre e riconnettersi e vivere alla luce del Vangelo. Ci dice di desiderare le ricompense eterne preparate per i figli di Dio, desiderare una cosa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Ancora Paolo dirà in Colossesi: se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio, aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Capite? Non si tratta solamente di leggere, non è questione che io leggo la Bibbia e la comprendo, non si tratta nemmeno di comprendere, nemmeno si tratta di credere alle profezie di questo libro, quasi per soddisfare la nostra curiosità. Sono curioso, molti mi dicono: Giovanni, io sono curioso, l'Apocalisse voglio scoprire. E nemmeno per definire e perfezionare questi interessanti grafici escatologici. Avete visto questi grafici escatologici? Poi ognuno ci aggiunge una sua, la toglie, no, questa è così, io la penso così. L'Apocalisse non è stata scritta nemmeno per definire i nostri grafici escatologici, né tantomeno per analizzare e individuare quello che è l'aspetto sociale, politico, attuale che stiamo vivendo, perché questo significa... No, la Bibbia non è stata scritta per questo. Dio ha lasciato questo libro dell'Apocalisse non per intrattenerci e per far trascorrere il tempo, e nemmeno per lasciarci qualcosa che abbia, diciamo, un certo fascino. No, la Bibbia, l'Apocalisse, Dio ce l'ha lasciata per poter catturare lo spirito della seconda venuta di Cristo. Questo è il senso dell'Apocalisse. L'Apocalisse è stata lasciata, è stata scritta per poter vivere alla luce del suo ritorno, per poter vivere una vita pia, santa e non tutt'altro. Questo è il motivo, è semplicemente questo. E Pietro scrive nella sua seconda epistola, capitolo 3, versetto 11: poiché dunque queste cose, tutte queste cose devono dissolversi, sta parlando della fine, quali non dovete essere voi per santità di condotta e pietà? Pietro sta dicendo: se le cose dovranno essere distrutte,
e tutto finisce, che tipo di persona voi volete essere? Voi, me, che cosa voglio essere, visto che tutto sarà distrutto, visto che tutto finirà e un giorno saremo con Dio? Ora io che tipo di persona voglio essere? Questo sta dicendo il Vangelo. E non dice che tipo di grafico si dovrebbe disegnare una volta studiata l'Apocalisse, ma che tipo di persona tu vuoi essere. Sempre Pietro, un po' più avanti, al versetto 14, dice: perciò carissimi, aspettando queste cose, quasi aggiunge qualcosa all'Apocalisse, no? O comunque completa, fate in modo, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. Aspettando queste cose. È vero, non si conosce la tempistica di tutti gli eventi, non le sappiamo. Questo è il motivo perché ci sono tanti punti di vista riguardo l'escatologia, ma proprio tanti, fratelli. E non se ne può più questi litigi su Facebook. È una cosa impressionante. Ci sono tanti punti di vista. Va bene, tu c'hai il tuo, io c'ho il mio. La cosa che più conta, aspettando queste cose, fate in modo di non scrivere la propria idea su Facebook per avere sempre tanti mi piace oppure tanto non mi piace e contestazioni. Ma fate in modo, aspettando queste cose, di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. Pace. E il punto è sempre lo stesso. Stai vivendo in pace? Sei irreprensibile senza macchia? O stai usando la tua escatologia per dividere? Il punto è sempre qui. Cari fratelli e amici, io voglio concludere questa mattina. L'Apocalisse è stata scritta affinché ci fosse una sottomissione immediata, completa, a questa grande realtà di questo meraviglioso libro. L'Apocalisse è stata scritta affinché ci fosse un'ubbidienza immediata. Perché? Perché? Perché Dio vuole che siamo ubbidienti? Perché il Signore può ritornare in qualsiasi momento. E il ritorno imminente di Cristo richiede immediata ubbidienza. Non c'è tempo da perdere nelle chiacchiere. Non dovete rimandare, non dobbiamo rimandare a domani quello che si può fare oggi per il Signore. Meglio obbedire. Vi assicuro che è meglio essere occupati per il Signore. Meglio vivere amando l'apparizione del Signore. Che facendo altro, meglio vivere nello spirito dell'Apocalisse adesso, perché Gesù può venire all'improvviso, è meglio. L'ubbidienza è il cuore dell'Apocalisse, l'ubbidienza è il cuore della vita cristiana, e se tu non sei un credente ubbidiente, forse non sei nemmeno credente, ravvediti, apri il tuo cuore a Cristo. Non puoi vivere una vita distaccata dalla Chiesa, dai fratelli in Cristo. Non puoi vivere la vita pensando alle tue cose terrene di qua giù, piuttosto che di quelle di lassù. Devi essere coinvolto, perché se il Signore arriva all'improvviso, tu sei impreparato, o se il Signore ti chiama all'improvviso, tu sei impreparato. Il cuore dell'Apocalisse e della vita cristiana e dell'essere discepoli di Gesù è l'ubbidienza. E dall'Apocalisse emerge il fatto che per Dio l'ubbidienza viene prima di tutto. Prima di tutto. Vi ricordate? Signore, io vorrei seguirti. Però prima vado a seppellire i miei e poi vengo e poi mi faccio un corso un po' così, così e poi ti seguo. E Gesù, sappiamo la risposta qual è. Lascia i morti spirituali seppellire i loro morti fisici, veri, ma tu seguimi, tu ubbidisci immediatamente.
Quanto mi dispiace vedere in questa chiesa alcuni che sono disinteressati del Vangelo. E nella chiesa ci sono tre tipi di credenti: i simpatizzanti, quelli che ci frequentano saltuariamente, vengono, ci sorridono, cantano. Ma i simpatizzanti vanno in cielo? No. Perciò non essere simpatizzante. Poi c'è un altro tipo di credente, che è credente carnale, quello che non ha impegni nella chiesa. Se ti dico che impegno hai nella chiesa e non sai rispondere, guardati, guardati, potresti essere un bluff. E poi ci sono i credenti consacrati, che non gli importa niente, vivono, approfittano di quello che fanno, il lavoro secolare, per servire il Signore. E non si fanno ostacolare dal servizio perché stanno lavorando, perché stanno facendo troppe cose. La Chiesa si compone di questi tre tipi di persone. Quale sei tu? E qui nell'Apocalisse emerge il fatto che Dio, per Dio, l'ubbidienza viene prima di tutto. Nella prima raccomandazione solenne di Dio, Dio dai veri credenti richiede 4 risposte. Questa mattina abbiamo visto la prima risposta. È la tua risposta immediata? L'ubbidienza? È? Se è così, amen. Dio vuole, come prima raccomandazione dei figli, ubbidienti. Proverbi parla di figli, quei figli che non sono ubbidienti fanno un disonore alla famiglia, alla madre, al padre. Tale figli, tale padre, tale figli. Se siamo figli di Dio, il nostro Padre celeste è un Dio che ama l'ubbidienza. Perché Dio vuole da noi l'ubbidienza? Vi siete mai chiesto? È semplice la cosa. Perché l'ubbidienza ha a che fare con la natura di Dio. E se tu sei nato di nuovo, sai cosa sto dicendo. Sarai ubbidiente per natura, perché è la natura di Dio l'ubbidienza. Non devi fare molti sforzi per essere ubbidiente. Ma se tu pensi di essere credente e hai difficoltà ad ubbidire, allora forse, come l'Apostolo Paolo scriveva ai Corinzi, cerca di esaminarti per vedere se sei nella fede. L'ubbidienza è la legge di Dio. È la legge di Dio a cui noi siamo chiamati ad ubbidire immediatamente. E non dire è stato bello il messaggio, perché queste sono mazzate per i disobbedienti. E il Signore ci chiama, ci richiama con amore: torna a me, vieni a me, sii ubbidiente come lo fu mio figlio. L'ubbidienza è la legge di Dio. È scritto così in Prima Samuele: il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quando l'ubbidire alla sua voce? No. L'ubbidire è meglio. È meglio. E quando un credente ubbidisce, i pastori lavorano meno e la Chiesa cresce e il mondo vede e si converte. Lasciate la secca dei vostri impegni, lasciatela e andiamo insieme, aspettando il glorioso ritorno del Signore Gesù. L'ubbidire è meglio del sacrificio. Dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Il Signore non si impressiona con le cose che possiamo offrire. Sacchetto passa, vabbè Signore, io non ti posso servire, te, ti pago così. No, è importante dare al Signore,
perché l'opera di Dio deve progredire, ma non possiamo compensare la nostra disobbedienza col dare, con i nostri sacrifici. Ricordiamoci, la disobbedienza fa adirare Dio, lo fa adirare, l'ubbidienza compiace Dio. Vuoi compiacere a Dio? Ubbidisci prima dell'Apocalisse.